Salve, oggi voglio farvi vedere le seppie con i piselli. Questo è un mollusco che non tutto l'anno viene pescato, perché c'è il periodo in cui si riproducono, quindi la pesca è ferma. Qui a Vasto, in Abruzzo, è tradizione che si comprano le seppie quando il prezzo è più conveniente, per poi metterle al congelatore e tirarle fuori quando lo si vuole cuocere. Quindi io adesso vi farò vedere questo filmato dove c'è tutta una sequenza per la cottura. Quindi fate bene attenzione e speriamo che trovate delle buone seppie al mercato. Ciao! Allora, si inizia con preparare la padella con l'olio e la cipolla. C'è chi mette l'aglio, va bene lo stesso, o l'aglio, ma io in questo caso metto la cipolla, ritengo migliore, anche perché poi aggiungeremo i piselli e la cipolla va bene per i piselli. Allora, dopo averle pulite le seppie, lavate e scolate, vedete, io l'ho ridotto a pezzettini così, a striscettine. Vediamo la cipolla, ecco, la cipolla è pronta, quindi possiamo aggiungere le nostre seppie. Diamo una giratina. Aggiungiamo del sale, perfetto. Continuiamo a girare un pochettino, mischiamo bene. Adesso mettiamo del pepe nero. Così, giriamo un altro po', copriamo e facciamo fare, ok? Vediamo a che punto stanno le seppie. Ecco, vedete, hanno preso colore, stanno prendendo colore. A questo punto io aggiungo del vino bianco per prolungare la cottura. Eh sì, perché specialmente se le seppie sono grandi, devono cuocere bene. Altrimenti potrebbero rimanere anche dure, anche un po' dure. Quindi la seppia deve cuocere bene. Copriamo il tutto e aspettiamo. Torniamo alle nostre seppie. Ecco qua. Qui possiamo aggiungere il pomodoro passato che io mi sono preparato sempre prima. Bene, mettiamo un altro po'. Basta così. Adesso aggiungiamo il sale grosso al pomodoro, perché alle seppie ce l'abbiamo messo già prima, in senso di quantità di sale. Diamo una giratina. Ecco, facciamo fare anche il pomodoro. Copriamo tutto e aspettiamo. Vediamo le nostre seppie. Allora, vedete che il pomodoro si è anche per metà si è ritirato. Io a questo punto aggiungo dell'acqua, sempre per il discorso che le seppie devono
cuocere bene, così prolunghiamo la cottura. Ok? Facciamo fare un altro po', copriamo e aspettiamo. Avete fatto scolare i piselli? Eccoli qua, vedete? Adesso vediamo un po', anche quell'acqua che avevamo messo si è un po' ritirata, almeno per metà. Adesso possiamo aggiungere i nostri piselli, così. Diamo una giratina. Copriamo di nuovo e aspettiamo per circa un 10 minuti ancora. Penso che adesso siamo arrivati al termine della cottura. Scopriamo un po', infatti, dopo che abbiamo aggiunto i piselli, abbiamo aggiunto ancora dell'acqua per far sì che si prolunghi la cottura e per non farla attaccare alla padella. Dopo che aver bollito di 10 minuti circa, le seppie sono pronte da servire e da mangiare. Buon appetito, ciao!